Benvenuti amici in questo nuovo video. Oggi siamo a Brenzone sul lago di Garda. Abbiamo percorso una mulattiera costeggiata da muretti a secco e tutti i terrazzamenti che sorreggono gli ulivi. Siamo venuti a campo a visitare un borgo in abbandono. Probabilmente non riusciremo ad entrarci dentro sulle abitazioni perché è sì abbandonato da circa 50 anni, però ci sono due famiglie che abitano in questo borgo, da quello che sappiamo, e mantengono il borgo in ordine, pulito, e da quello che so, da quello che ho letto, nel periodo invernale all'interno di certe abitazioni vengono fatti dei presepi. Quindi venite con noi e andiamo a scoprire questa meraviglia. Sì, c'è la cometa. Ti ho detto che qui in inverno diventa tutto un enorme presepe. Oggi fa letteralmente caldo. Ho una ventina di gradi, però sto sudando. Cosa hai trovato? Casa di Sette d'America. C'è una leggenda, dice che erano sette fratelli che sono andati in America per trovare... Per trovare fortuna? Fortuna, sì. Questa è la casa di Olga, questa è la signora che abita qui? Sì, quindi sono due abitanti. Questa è la signora che abita... Che è rimasta qui. Ma anche là c'è la caverna di Olga. Caverna Olga. E qui c'era... La cucina, c'è anche una foto dentro la spesa. La macchina a cucire, una vecchia Singer. E quella da sopra, che non si vede, dove sei la signora Olga? Pozzolo, Giulietta e Romeo. Vieni a vedere. Carino, no? Però... Guarda che vista da qua sopra. Bello, bello. Mi sta piacendo. Hai visto l'armatura qua? Guarda. Cos'è? Un fantoccio.
un'armatura, vedi, un... Sì, non vedevo. Cosa che ha fatto qualche artigiano. www.arti.at. È tanto curato però, eh? Cioè, per essere un borgo disabitato. Si prega di non buttare immondizia. Grazie. Molto curato, disabitato, ma super affollato. È pieno di turisti, ma per la maggior parte anche stranieri, quindi si vede che questo posto è davvero molto conosciuto. Qua c'è un presepe. Cosa? Qua c'è un presepe, vedi? Guarda qua il presepe. Quello delle pecore. Del presepe. Probabilmente qua proprio lo fanno perché sembra proprio una grotta. Con lo steccato di legno per bloccare l'entrata. Questa è una fonte, una sorgente, probabilmente anche acqua potabile, perché vedi che arriva il tubo, poi scende giù tramite quel rubinetto. Ma dai, qui abbiamo raggiunto uno dei punti interessanti di questo borgo, ovvero la piccola chiesetta che, da quanto so, è anche affrescata. Wow! Piccola ma bellina, eh? Sarà lunga una decina di metri, più o meno. Quello è uno degli abitanti. Ma guarda che bello qua. Sono si scorsi così. Siamo tornati alla caverna Olga, quindi adesso, allora, prima siamo arrivati da qua, qua c'è la casa dei sette d'America, sette d'America, sì, e quindi proviamo a scendere giù di qua, vediamo se si vede qualcosa. Vedi quella, questa qui è una porta nuova, quindi qua qualcuno ci abita. Ja.
io ho un presentimento che da qui si scenda e che questo piccolo borgo finisca qua. Io troverei un posticino tranquillo per poter alzare il drone. Facciamo un po' di panoramica dall'alto, che qua sicuramente merita tanto. Bene, siamo giunti alla conclusione anche di questo breve video, ma spero interessante. Il posto, sebbene piccolo e con abitazioni non accessibili, a noi è piaciuto davvero molto. La vista è spettacolare, e abbiamo avuto anche modo di alzare il drone e di vedere questo borgo dall'alto con i suoi tetti distrutti. Niente, io spero che... Sì. L'ha detto anche lui, eh. Spero che il video vi sia piaciuto e niente, ci vediamo con il prossimo video. Ciao!